siamo qui a Porta Pia per festeggiare, per commemorare il 20 settembre ed è una commemorazione quest'anno all'insegna del giubileo, il giubileo che ci sarà a Roma tra qualche mese e che rischia di diventare un giubileo dell'evasione anziché un giubileo della misericordia, così come l'ha chiamato Papa Francesco. Un giubileo dell'evasione perché a Roma ci sono centinaia di case per ferie gestite da enti religiosi che non pagano l'IMU approfittando di una legge nazionale dalle maglie larghissime e che quindi consente a tutti questi soggetti di adottare comportamenti elusivi senza ricadere nelle sanzioni che invece sono sanzioni implacabili per tutti gli altri cittadini. E perché il Comune di Roma, che dovrebbe controllare le case per ferie gestite da enti religiosi, perfino spesso pubblicizzate sul loro stesso sito, sul sito del Comune, sui siti collegati a quelli del Comune, non fa i controlli che dovremmo fare. Quindi questo è un 20 settembre che io mi auguro segnerà l'inizio di una svolta sia legislativa nazionale per una legge finalmente chiara che impedisca evasioni fiscali come quelli che gli enti religiosi continuano a fare a differenza di tutti gli altri cittadini italiani, è una svolta per il Comune di Roma, per l'assessore Causi, che inizi una serie di controlli che ormai sono diventati ineludibili. Grazie.